Gerusalemme era stata conquistata dagli islamici, seguaci del profeta Maometto, nel 638 d.C. Costoro avevano così fermato l'espansione bizantina dell'epoca di Giustiniano. Gli ebrei di cristiani della città, chiamati dal Corano la gente del libro, non erano stati però perseguitati, anzi, i sultanati islamici avevano concesso loro di vivere nelle proprie terre e di professare la propria religione. Anche i pellegrinaggi nei luoghi santi non erano stati sostanzialmente ai residenti cristiani era stato anche concesso di mantenere le proprie chiese e ai preti cattolici di celebrare matrimoni anche tra confessioni religiose diverse. Si può parlare dunque di un periodo di relativa tolleranza religiosa, visto che i divieti imposti restavano contenuti per l'epoca, soprattutto se paragonati alle crociate interne che nello stesso periodo imperversano in Europa, dalla Francia alla Germania e alla penisola iberica. La prima crociata segna dunque inevitabilmente una svolta nei rapporti tra il mondo europeo e l'intero mondo arabo. Il massacro di Gerusalemme in particolare segna un punto di non ritorno. È il 13 giugno del 1098, quando circa 1500 cavalieri e 20.000 fanti al comando dei grandi feudatari come Goffredo di Buglione, Roberto di Fiandre e Roberto di Normandia assediano le mura della città sacra, da nord a sud. L'assedio viene rinforzato dall'arrivo dei genovesi, che portano sotto le mura, oltre ai rifornimenti in viveri e vettovaglie, altri 15.000 uomini. Le navi genovesi vengono quindi smantellate e trasformate in torri mobili d'assalto. Interviene quindi l'opera del frate domenicano Pietro Desiderio, il quale, dichiarando di aver avuto una visione divina, impone ai crociati di digiunare per 3 giorni e poi di camminare scalzi intorno alle mura per propiziare una rapida. Si svolge dunque una processione di crociati fino al Monte degli Ulivi, dove Pietro l'Eremita pronuncia una lunga serie di sermoni apocalittici. Il 15 luglio è il giorno del massacro. I crociati penetrano la città e sterminano quasi tutti gli abitanti, anche quelli che si rifugiano nelle moschee che vengono date alle fiamme, o nelle sinagoghe e anche nelle sinagoghe. Il racconto della strage è contenuto nelle Gesta Francorum, una raccolta di cronache anonime redatta in latino tra il 1100 e il 1101. Essa così recita: la carneficina fu così grande che i nostri uomini camminavano nel sangue che arrivava fino alle caviglie. Gli uomini cavalcavano nel sangue. Quando i pagani furono sopraffatti, i nostri uomini fecero un gran numero di prigionieri. Uomini, donne e persino bambini che uccisero tenendo in cattività secondo i loro desideri. I nostri capi ordinarono quindi che tutti i morti saraceni fossero gettati fuori dalle mura a causa del terribile fetore, poiché l'intera città era piena dei loro corpi. E così i saraceni sopravvissuti trascinarono i loro morti davanti alle porte e li sistemarono in mucchi che sembravano case. Nessuno aveva mai visto o sentito di un tale massacro di pagani. Furono innalzate pile funerarie simili a piramidi, di cui solo Dio conosceva. Il tragico bilancio dell'assedio di Gerusalemme, secondo le fonti cattoliche, è di circa 10.000 morti, mentre secondo fonti musulmane si parla di almeno 70.000.